Beh, questa è un'altra partita che brucia molto, viviamo il momento più difficile della stagione e questo è il momento quando ci sono delle difficoltà dove è importante rimanere uniti, uniti come squadra, uniti come ambiente, dare fiducia, trasmetterci fiducia, chiuderci in palestra, lavorare. Fortunatamente giochiamo mercoledì a Imola, quindi abbiamo la possibilità di tornare subito sul campo. È indubbio che i precedenti finali punto a punto persi in casa minano un po' la fiducia, si è visto stasera nell'ultima fase di gioco. E gli episodi non ci sono a favore, ma questo succede. È importante mantenere la barra dritta con grande fiducia e ottimismo, perché diciamo le ultime sconfitte interne hanno generato un po' di preoccupazione quando arriviamo nei momenti clou della partita, e invece noi dobbiamo ribaltare questa cosa, dobbiamo riprendere a essere una squadra sfacciata, aggressiva, fiduciosa, ma avendo una squadra molto giovane è importante che tutto questo passi dalle nostre teste, dalla convinzione in quel che facciamo, dalla fiducia, dal dare importanza alle piccole cose che aiutano la squadra, perché anche oggi la partita l'abbiamo condotta noi, meritavamo di vincere questa partita. Le percentuali ai liberi, per esempio, ci hanno impedito di avere un buon vantaggio sia nel primo tempo che nel secondo tempo, perché abbiamo tirato col 54%, sbagliando 10 tiri liberi. Le stesse percentuali da 3 punti, 8 su 26, sono state negative, e questa anche poca brillantezza al tiro è un segnale di nervosismo perché ci si tiene molto, si vuole vincere, si vuole fare bene, e questo nervosismo va piano piano tramutato invece in adrenalina, in sicurezza, in fiducia, grazie al lavoro di positività, di fiducia che tutto l'ambiente, stando unito in questo momento, deve trasmettere ai giocatori che vanno in campo.